altro grande protagonista della sfida ultima del 2020 qui a Verona, autore di 20 punti per la prima volta da quando è a Verona. Intanto l'attacco al centro di Kosanernik che sblocca il punteggio per Milano. Verona 2, Milano 1. Pregevole l'alzata di Sbertoli dai 3 metri che ha buttato dentro un primo tempo veramente brillante. Va avanti, lo escludono spesso dalla ricezione e fanno ricevere chiaramente l'opposto. Mar è l'altro ex insieme a Pesaresi, ha giocato nel campionato 17-18, non perfetta la ricezione, comunque riesce Svertel a mettere in moto Ishikawa e a braccio libero arriva il terzo punto per Milano. 5-3, ecco Federico Bonami. Tutta forza. Vedremo se avrà la mano felice in battuta Mats Jensen. Giocatore che si è segnalato anche in questo fondamentale, non forza più di tanto, trova la ricezione precisa di Mar, ma non l'attacco conclusivo, risolutivo di Urnaut. C'è però il muro che dice di no a Verona, 11-10. Qui praticamente Sbertoli aveva palleggiato una palla molto staccata per Urnaut. Verona era andata in tempi giocati bene dai 3 metri a essere un pochino più smarcata nei suoi attaccanti. Ancora ricezione staccata. E attacco però ben piazzato da parte di Tine Urnaut. Urnaut da posto 2 ha una bellissima diagonale. Caneschi è volato a muro, era anche un po' staccato e la palla si è infilata tra lui e la rete andando su. Per Verona, sguardo al cielo, intanto inquadratura per Ishikawa, battuta va a cercare al centro Urnaut, lo stesso Urnaut va a salvare questo pallone che viene infine recapitato a Ishikawa, punto Milano 21-20. Anche se qua Verona ha cominciato a murare bene sul primo tempo di piano, Kaczynski era ben stretto. Al 58% di Milano contro il 46% di Verona, tre Ma muri. quello che è il paradosso è che ha attaccato meglio Milano con ricezione sui 3 metri che non Verona con ricezione perfetta. In questa Infatti. situazione qua deve un po' cambiare. La credibilità del primo tempo, soprattutto con Caneschi, per Verona è stata pari a zero e Milano è sempre stata nella condizione di mettere il muro a due di fronte agli attaccanti di. Tra Svertoli e Piano. Urnaut, giocatore abbiamo ammirato tante volte qui a Verona, naturalmente come avversario. Ancora una volta recessione buona, muro a due dall'altra parte e capacità di rigiocata. Il primo tempo di Caneschi in questo momento non è credibile. Milano va a muro a due da tutte le. Abbiamo Geschi al servizio, nel primo set aveva fatto una buona serie. Battuta Sì. robusta, palleggiatore in difficoltà. Buono il muro difesa sul primo tempo di Verona, però Kaczynski non è efficace in attacco. C'è comunque il muro a due su Mar e successivamente va a segno Ishikawa trovando anche un po' di carambola nel muro di Verona 9-4. Verona sta anche un po' pagando l'efficienza bassa in attacco di Kaczynski, che non ha questo attacco a due, che è quello più complicato, dove c'è Mar in seconda linea, Qualche okay, problema e ancora. Urnaut da posto 4. Arriva in ritardo Bonami sulla copertura del muro a 3, il pallonetto di Urnaut a segno, 20 pari. Delinquenziale la difesa di Verona, lasciar cadere un pallonetto così col muro a 3 a un giocatore. Di Urnaut 7 nel secondo set, con una percentuale più che buona, 67%. Si riparte, terzo set, c'è il recupero da parte di Urnaut sul primo tempo di Kaneschi, questo era un Niente, punto. bellissima difesa da parte di Milano, Eh sì. ok? Attacco con coraggio di seconda linea da parte di Urnaut, ma demerito assoluto a Murro di Verona che era staccata da rete e ha fatto infilare il pallone. 7-4. Stavolta riceve bene Ishikawa. Sbertoli per Urnaut. Passa 7-5. Ed ecco Steven Marr, canadese, lo ricordiamo. Di Milano cerca un assalto flottante su Mar, ricezione approssimativa, Marr, palleggio peggiore eh sì, praticamente in contrattempo Marr, e quindi. pessima scelta da parte di Kaczynski di attaccare a tutta forza su piano, azione da dimenticare da ambo le squadre.
14 pari nel campo di Verona. Sembra che sia orientato a un assalto forte non particolarmente potente. Jensen! E poi, invasione di piede non ravvisata da parte dell'arbitro. Si continua il palleggio di Urnaut, un po' di confusione di nuovo Urnaut, fuori. Invasione di piede da parte di Urnaut, non forse ravvisata. 19. Thomas Jeschi di nuovo al servizio, è ancora molto bene, ma questa volta il palleggio è preciso di Sbertoli per Ishikawa, 23-20. Torna in campo Mar, mentre si prepara al servizio Urnaut, è incoraggiante ma Verona deve mantenere questa intensità. Gran battuta di Kaseski. E il palleggio così così da parte di Mar, ma non irregolare. E arriva il punto, qui si poteva fare meglio da parte di Verona. Ancora una volta fuori Mur. Un gran bel gesto tecnico dell'americano, 13-8. Kaneski. Eccezione sullo stretto per Verona, non chiude Ishikawa, palleggia Spirito per Jensen che prende un attimo per la rincorsa, non conclude, poi Ishikawa sul muro 3 non passa, Sbertoli si riassetta, Milano trova il primo tempo e si riporta sotto, anche se il vantaggio di Verona è ancora consistente, 13-9. Abbiamo rivisto la combinazione tra Sbertoli e Kosa Mernik.